Cari amici, benvenuti alla quarta puntata di Qui da Cinema. Inizierei subito col presentare i nostri cari ospiti. Abbiamo Michele Suma, che è professore di italiano, la giornalista Antonella Rondinone, grazie di essere qui con noi, Grazie a voi per l'invito. Anton Giulio Mancino, docente universitario, e Angela Bianca Saponari, docente di cinema. Quindi abbiamo tanto, tanto, tanto da dirci oggi, vero, Adriano? Soprattutto tanto da imparare, Tanto da quindi imparare, oggi ci ovvio. possiamo vestire da alunni perché abbiamo appunto tanti professori. Del resto, come dicevano proprio in teatro, gli esami non finiscono mai, giusto? Giustissimo. Giustissimo. Ecco, è proprio, cominciamo con il primo esame. Mi metto io nei panni di quelli che sono venuti da te in questi giorni a imparare, perché devo dire subito, lei ha fatto una cosa bellissima. Ha organizzato qui a Bari, ed è un caso primo in Italia, un corso, uno short master, che spiega come organizzare materialmente un festival cinematografico. Dico bene? Sì. Abbiamo organizzato con il Dipartimento di Lettere, Lingue e Arti dell'Università di Bari questo short master. È un breve corso di formazione per ragazzi anche già laureati, quindi che vogliono avvicinarsi al mondo del cinema dal punto di vista professionale, dedicato al management dei festival cinematografici, alla loro organizzazione, ma anche all'impatto sul pubblico che hanno, all'impatto culturale e a quello che producono nella nostra società. E devo dire che ha avuto un gran successo questo short master, al punto che siamo riusciti ad invitare direttori dei festival nazionali più importanti. Bellissimo. C'è stato Marco Müller, che è stato direttore del Festival di Venezia, Felice Laudadio, che è il nostro direttore del Bifest, ma anche responsabili della Cineteca di Bologna, per esempio, che sono venuti a parlare del Festival del Cinema Ritrovato. Abbiamo parlato del Far East Film Festival, insomma, tante realtà diverse, festival generalisti, ma anche festival di ricerca, oltre che momenti di riflessione e di studio sui festival studies, cioè su quello che oggi è il punto di vista degli studiosi rispetto appunto a questi fenomeni culturali. Senti Bianca, e quanti erano e soprattutto che tipo di alunni avevi? Quanti erano numericamente, ma Sì, noi qualitativamente? abbiamo avuto una classe in cui si sono iscritti 16 studenti. Alcuni di questi hanno già alle spalle competenze professionali nel campo dell'organizzazione di eventi. Alcuni di loro hanno l'ambizione, no, anche di spostarsi, e quindi questo tipo di organizzazione serve a creare dei ponti, a creare anche la possibilità di svolgere degli stage formativi fuori dalla Puglia. È importante. Senti, non è un caso che questo short master sia stato affidato alla tua cura, perché per quello che anche i nostri spettatori sanno, tu sei una delle principali collaboratrici di Laudadio, che prima tu nominavi, proprio nell'organizzazione del Sì. Bifest. Ecco, anche quest'anno noi ci siamo incontrati recentemente alla presentazione di La questa conferenza nona stampa. edizione, ma noi ci siamo presentati a tutte le nuove edizioni Lo precedenti, sappiamo. ovviamente. Quindi, del Bifest, di cui noi adesso manderemo anche qualche Sì. immagine, del prossimo Bifest cosa puoi dirci? Intanto abbiamo già più volte detto che questa edizione ha una parte retrospettiva dedicata a Gassman e Risi. Abbiamo raccolto molto materiale di archivio, quindi vedremo delle cose inedite molto importanti. Voglio ricordare al pubblico che quest'anno abbiamo una sezione nuova che è dedicata al rapporto tra cinema e scienza. Abbiamo invitato molti studiosi, accademici di fama che verranno a parlare di questioni legate all'ambiente, alla
mondo della natura, a partire dai film di Jacques Perrin, che è un nostro collaboratore quest'anno, che ha prodotto moltissimi documentari, li metterà a disposizione del Bifest, saranno visibili. Spero anche a molti ragazzi delle scuole. Certo. Antonio Giromancino, professore dell'Università di Macerata, vero? E autore di libri come è quello di Aldo Moro, che è tratto appunto dal film di Marco Bellocchio. Quindi qui hai portato il tuo libro, vero? Me lo... Sì, prego. La recita della storia, guardate pure. Ci vuoi parlare un po' di come è stato, insomma? Sono inquadrato? Sì, assolutamente. Okay, vabbè, è un libro di 2 anni fa, sinceramente per me la preistoria non ci torno da un paio d'anni, però penso ancora che abbia qualcosa. Sì, diciamo che se prendessero atto anche nella commissione Moro di un paio di cose, direbbero meno fesserie alle interviste. Mi è capitato di sentire in una roba in Rai, un'intervista in Rai, il presidente della commissione che diceva il cardinal Marcinkus, non sapevo che fosse cardinale del presidente della commissione Moro, ma questa promozione post mortem mi colpiva. Diciamo che che un'occhiata ai libri di cinema ogni tanto va data, perché magari imparano anche cose che hanno a che fare con i fatti storici. Senti, Anton Giulio, noi abbiamo inquadrato ora proprio la copertina del tuo libro, però come proprio tu stavi dicendo, recentemente ci sono stati almeno 2 casi di rivelazioni spacciate almeno come tali relative al caso Moro, cioè il fatto che ci sia stata una persona che proprio in Rai ha fatto delle dichiarazioni a Enzo Quarto, al collega Enzo Quarto di Rai 3, e poi ci sono state proprio recentemente anche delle smentite sul contenuto, quindi è una storia infinita. Il caso Moro è una cosa un po' complicata, anche il cinema, dicevamo, ne sa qualcosa, però bisognerebbe un po' approfondire. Sì. Oltretutto è anche autore della prefazione del libro Il Pensatoio di Lorenzo Procacci. Quindi, no, insomma... hanno scritto prefazione, cioè credo che chi ha mandato il comunicato, erano delle righe che avevo mandato a Lorenzo per un comunicato stampa, è diventata una prefazione. Concettualmente una prefazione, perché non è nel libro. Quindi, ok, perfetto. E comunque era un libro per rimanere. No, se mi avesse detto che era una prefazione, cioè non è diventata una prefazione, gliela scrivevo, come cioè, si dice a Bari, più assiduata. Ecco. Ma come ricordava prima lei, tra i maestri del cinema, cioè Dino Risi e Procacci Leone, di cui parlavamo prima, in effetti è il presidente del circolo Dino Risi. Ma è di più Lorenzo, è una reincarnazione di Dino Risi, è un caso di possessione diabolica, cioè nel senso che proprio continua con gli aforismi un po' questa linea di Risi. Sì, è straordinaria. Bene. Perfetto. Allora, io volevo inoltre ricordare i film in uscita che abbiamo nelle sale pugliesi. Abbiamo Autopsy in uscita mercoledì, Blade, Più forte del destino, in uscita sempre mercoledì, Gomorroide, Il diritto di contare, Kong, Sky Island, film in 2D e 3D, La luce sugli oceani e Questione di karma. Ah. Quindi, insomma... Germano. C'è di tutto. Fabio De Luigi. C'è di tutto questa settimana. Abbiamo di tutto. Poi vogliamo anche ricordare gli appuntamenti. Ci sono anche degli appuntamenti interessanti che possiamo ricordare insieme. Sì, certo. Sono degli appuntamenti che riguardano i prossimi giorni. Il primo appuntamento riguarda Lecce. Sì. Nell'intera giornata di sabato avremo l'inaugurazione del Cineporto e soprattutto del Cinelab, che è a Lecce. Hanno voluto dedicare a Giuseppe Bertolucci, che, come molti di voi sanno, ha avuto residenza a Diso per un certo periodo di tempo. Diso è un piccolo comune del Salento. Sì. Poi abbiamo mercoledì 15 marzo a Matera il meeting internazionale del cinema indipendente organizzato dall'Associazione Giovani Produttori Cinematografici Italiani. Questo dura fino al 19. Ancora un altro appuntamento, poi saremo rapidi. Sabato 1 aprile a Monaco di Baviera, il Festival del Cinema Made in Puglia in Germania, organizzato nella Biblioteca Comunale di Monaco di Baviera e durerà 4 giorni. E lunedì 3 aprile abbiamo a Lecce il Festival del Cinema Europeo. Insomma, bellissimo, devo dire. Possiamo aggiungere un altro?
No, pure io ce l'abbiamo un altro. Allora, chiudiamo con quelli che abbiamo previsto noi, poi sentiamo anche i vostri. Allora, chiudiamo con uno che abbiamo già nominato parecchie volte, sabato 22 aprile, il B-Fest, che avrà a Bari l'edizione che verrà nominata 8 e mezzo. Allora, sentiamo le vostre, perché è giusto. Precedenza ad Antonella. Beh, non vorrei anticipare il servizio che vedremo più avanti, però vorrei ricordare tra gli appuntamenti, visto che ne avete elencati da una certa data in poi, io ricordo questa sera alle 9 ad Anche Cinema Royal il duo Edmondo, che è un duo musicale piuttosto originale, composto da due musiciste, alla tromba e alla voce, alle chitarre, che si esibiscono in uno spettacolo molto originale, appunto perché legato anche agli amplessi nelle diverse epoche. Pertanto molto interessante, io lascio un po' di suspense sul contenuto, però vi ricordo questo appuntamento alle 21 ad Anche Cinema Royal, il duo Edmondo. Grazie. Sentiamo invece l'appuntamento. No, venerdì 10 marzo. Abbiamo due registi che sono nella cinquina. Domani. Sì, c'è venerdì perché noi. Venerdì 10 marzo. Abbiamo Fabio Gaglianone. Fabio Gaglianone e Fabio Resinaro. Sono nella cinquina del David di Donatello e presentano Mine, che è il film d'esordio, e lo presentano all'interno del Sudestival, che è questo contenitore per il quale appunto sono invitato qui questa sera e del quale parleremo tra un po'. E tra l'altro voglio ricordare che il produttore di questo film è anche pugliese, perché è Tarantino di località di Taranto, intendiamo. Ma non di cognome. Sì, io adesso volevo soltanto ricordare, prima ho nominato, ho fatto l'elenco dei film che andranno in onda, che andranno al cinema, insomma, quindi volevo fare una domanda a voi tutti: qual è il film che andrete a vedere? Però prima di farla volevo leggervi appunto la trama, perché non tutti magari hanno visto il trailer o sanno di che cosa vada, quindi insomma è giusto farlo. Abbiamo Autopsy, che è dato ai minori di 14 anni, parliamo appunto di un film horror, Grantman Virginia, il corpo di una giovane donna diventa l'oggetto di analisi di due uomini, padre e figlio, che faranno scoperte inquietanti. Nessuno sa chi sia e perciò viene chiamato John Doe. Polsi e caviglie risultano fratturati, gli occhi grigi, la lingua recisa, una mosca inoltre esce dal naso e intanto è in arrivo una tempesta epocale, diciamo che c'è di tutto in questo film. Blade, più forte del destino, Vinny, pazienza, è un campione di pugilato, un incidente spezza la sua carriera, ma dopo un anno di allenamento torna sul ring grazie alle cure di Kevin Roney, un coach che prima ha allenato Mike Tyson. Vinny sale di due categorie fino ai super welter e torna campione del mondo. Ma il fato è in serbo per lui la prova più difficile da superare. Gomorroide, film commedia di e con Francesco De Fraia, Raffaele Ferrante e Domenico Manfredi. La Camorra è in declino per via di Gomorroide, un film comico che prende in giro l'organizzazione criminale. La gente ha meno paura della malavita e si ribella ai soprusi che prima subiva. I tre attori, interpreti degli strampalati camorristi, diventano vere e proprie star. Ma all'emittente televisiva viene recapitata una busta con tre proiettili. Il diritto di contare, film drammatico di Theodore Melfi, una pagina sconosciuta della NASA, la vera storia di Katherine Johnson, Dorothy Vaught e Mary Jackson, tre scienziate afroamericane che hanno messo a punto il primo programma di missioni spaziali che ha portato John Glenn in orbita. Kong, Skull Island, film in 2D e 3D, parliamo di un film di azione, le origini di uno dei mostri più popolari della storia del cinema, la vicenda della mitica isola del Teschio. Un gruppo di esploratori si avventura all'interno della pericolosa isola primordiale. La luce sugli oceani, film drammatico. Australia, dopo la prima guerra mondiale, su una remota isola, il guardiano del faro Tom e sua moglie Isabel cambiano vita. Quando il mare spinge una barca alla deriva, con a bordo un morto e una neonata, i due decidono di crescere la bambina. E poi abbiamo Questione di Karma, film commedia di Edoardo Falcone. Giacomo è l'erede di una famiglia di industriali, la sua vita è segnata dalla scomparsa del padre. Incontra uno studioso francese che afferma di aver individuato l'attuale reincarnazione di suo padre. Sarebbe tale Mario Pitagora, ma è un uomo indebitato con tutti.
Grazie, insomma vi ho letto più o meno le trame. E quale film? Sentiamo due. Prima... Io ne ho due. Il primo è Bleed più forte del destino, perché io adoro i film in cui si parla di sport. In questo caso si parla di pugilato e pertanto siamo all'apoteosi cinematografica, da Toro Scatenato sino a Qualcuno lassù non mi ama, cioè sono tanti, anche Million Dollar Baby, no? Sono tutti film legati a questo sport che televisivamente... E poi c'è Rocky. Rocky, la saga, la storia, l'avevo un po' lasciata da parte perché preferisco quelli con un pathos un po' più, più intenso. E quindi questo come primo, e poi ho una grande passione per Elio Germano e pertanto andrò a vedere Questioni di Karma. Perfetto, grazie Antonella. No, devo dire che sono incuriosito anch'io da Bled. Perché poi nel rosario, insomma, dei film sul pugilato che sono stati citati, mi incuriosisce vedere cos'altro si può raccontare. E quindi la cosa mi incuriosisce molto. Andrò a vedere quello. Sentiamo Angela. Beh, l'offerta di questa settimana è poca cosa rispetto a quanto abbiamo ancora nelle sale, perché ci sono i film che hanno vinto l'Oscar o nominati agli Oscar che ancora tengono e sicuramente resteranno in alto al botteghino. Sicuramente mi sento di non consigliare La luce sugli oceani. Abbiamo visto il film a Venezia e nonostante un bellissimo Michael Fassbender, insomma, dal punto di vista narrativo il film lascia un po' a desiderare. Quindi da docente tu sconsigli? Sconsiglio. Ok, perfetto. Bisogna proprio dirne uno? Io starei a casa questa settimana. Comunque, al massimo Kong. Perché questa è la storia, è vero Adriano, proprio del mostro, sì, no? Del mostro. Quindi... E quindi è un film che in qualche maniera vuole... È un aggiornamento. Ecco, ma cioè, non è la storia d'amore, quindi tra King Kong e la giovane donna. Però colgo l'occasione da quello che diceva adesso Angela Bianca, che in effetti, siccome c'è stato, come voi sapete, la settimana scorsa la consegna degli Oscar, alcuni film sono ritornati nelle sale, oppure alcuni film che erano stati quasi abbandonati nella programmazione invece sono entrati nella programmazione. Infatti, a corredo di questo, devo dire che la programmazione che inizia questa settimana è stata tagliata moltissimo e sono stati tolti 4-5 titoli che sono stati rimandati dalla distribuzione proprio per il fatto che c'erano questi risultati commerciali. L'onda della distribuzione di quelli, no? Che sono perfetto. Noi abbiamo adesso una breve interruzione pubblicitaria e ci vediamo tra poco. Grazie. Biscotti ottimini di Bella, fantasie del mattino di Bella, passione mediterranea nel mondo. Bentornati ad Apulia Cinema, ricordiamo ai nostri telespettatori i nostri cari ospiti, abbiamo appunto Michele Suma, Antonella Rondinone, Anton Giulio Mancino e Angela Bianca Saponari. Adesso insomma ascoltiamo anche gli altri due ospiti che mancano all'appello. Beh, sono presenti tutti. Sono presenti, però vogliamo anche sentirli. No, perché ci sono state anche le volte che non sono venuti gli ospiti, dobbiamo dire la verità. Dire peggio per loro. Esatto, è successo. Da Puglia Cinema non si può mancare. Ci vuole la giustifica poi. Ci vuole la giustifica. Bravo, il professore dice che ci vuole la giustifica. È giusto, è giusto. E quindi abbiamo già annunciato prima Antonella Rondinone, giornalista che ho avuto il piacere di conoscere nelle varie trasmissioni di Telenorba, e che oggi però viene per un motivo particolare, in quanto da qualche tempo è addetta stampa di una struttura che ha riaperto a Bari dall'anno scorso e che si chiama l'Anche Cinema Royal. Sì. E quindi io vorrei subito anticipare uno degli eventi prossimi che si terrà nel cinema teatro di Bari e che riguarda il casting. Ecco, prego Antonella di dirci qualcosa di più di questo casting, cosa farete, di cosa si tratta. Dunque, l'altro giorno l'abbiamo presentato alla stampa, è un incontro pubblico al quale sono invitati tutti gli attori in questa prima convocazione.
che lo vorranno naturalmente, e successivamente tutte le maestranze che sono legate al mondo del cinema e della radiotelevisione. L'obiettivo qual è di questo open casting? Casting aperto, è quello di riuscire a compilare, a stilare un annuario degli attori e dei registi, appunto, delle maestranze pugliesi. Non abbiamo alcun, diciamo così, alcuna pretesa di essere esaustivi o di fare l'annuario che tutti sognano, bensì creiamo sabato 11 alle ore 16 un momento di incontro tra tutti coloro che avranno la voglia di esserci. Ci sarà con noi anche Jenna Gnocchi, che in quell'occasione, in quella serata si esibirà con il suo spettacolo che è Sconcerto Rock, e pertanto il comico, intrattenitore parmigiano, insomma, ci ha dato la sua disponibilità per accogliere i giovani attori che appunto risponderanno a questa convocazione, che peraltro va confermata attraverso una mail che, se permetti, io do, che è opencastingpuglia@gmail.com. A questa mail bisogna inviare il curriculum e due fotografie, in modo tale che nel momento in cui arrivate a teatro noi abbiamo già un censimento di quante persone vorranno partecipare a questo incontro. Questo a grandi linee, perché bene. Il nostro obiettivo... Una domanda da Antonella. Prego. Ma le persone che partecipano, i ragazzi vengono selezionati in relazione al curriculum, quindi per vedere se sono attori professionisti o un po', diciamo, si possono improvvisare? Diciamo che una premessa fondamentale per quanto ci riguarda è che abbiamo voluto mettere come paletto è avere avuto fino a questo momento almeno un contatto o un piccolo contratto, una collaborazione che abbia gli stigmi della professionalità, in modo tale che potesse essere già un punto di partenza. Poi però è chiaro che essendo l'incontro pubblico e aperto a tutti, chiunque voglia partecipare, sì, tutto avviene a titolo gratuito. Questo ci tengo a precisarlo, non c'è alcuna tassa di iscrizione, così come anche gli artisti che vi partecipano non prendono alcun gettone di presenza. Questo mi sembra giusto sottolinearlo, perché è nella filosofia di anche Cinema Royal arrivare ad essere punto di incontro fra culture, punto di incontro di scambi di idee, punto di incontro peraltro in pieno centro cittadino, permettetelo, no, noi siamo alla stazione ferroviaria di Bari, pertanto lì arrivano tutte le ferrovie, le FAL, le Sud-Est, le ferrovie di Stato, chiunque volesse venire anche dai paesi della provincia, strategicamente è facilmente raggiungibile, per cui chiunque volesse raggiungerci anche dalla provincia può farlo senza grosse difficoltà. Perfetto, ora vediamo le interviste a Claudia Caradonna di Afrodita Casting, Giusy Marrone, regista e direttrice casting, Elisa Barucchieri, responsabile della compagnia di teatro danza contemporanea Res Extensa. Guardiamoli in relazione all'Open Day. Ci troviamo all'interno di Anche Cinema Royal con Giusy Marrone, che è qui accanto a me, che sorride e che è anche una delle organizzatrici di questo importante evento di casting. Ecco, spiegaci bene di che cosa si tratta. Sì. Allora, Open Casting Puglia è un'iniziativa volta a condividere e connettere, ovvero è un vero e proprio casting aperto che è stato organizzato da più identità pugliesi, quindi varie associazioni e soprattutto ovviamente, diciamo, la fase esecutiva dell'iniziativa è affidata a me, Andrea Costantino e Claudia Caradonna. Vorremmo fare un vero e proprio annuario degli attori professionisti pugliesi. Quindi quel giorno sarà un giorno di ritrovo di tutti questi attori che avranno la possibilità di farsi conoscere, ci sarò io, ci saranno altri casting, registi, comunque professionisti del settore, quindi è un giorno in cui avremo modo di conoscerli, ci daranno del materiale, ci daranno i loro dati e avranno così la possibilità di mettersi in rete e anche conoscersi tra loro, che comunque
è una cosa fondamentale, una cosa che forse non facciamo quasi mai qui in Puglia. Per noi sono fondamentali anche quegli attori che iniziano, intraprendono insomma, questa nuova professione, o comunque persone che hanno soltanto fatto figurazioni, per metterli comunque in un altro archivio che sarà comunque utile per anche professionisti, tutte le produzioni nazionali e internazionali che vorranno venire qui a girare in Puglia, nella nostra bella Puglia. Cosa possiamo dire, ecco, a un attore che magari ha già fatto qualche piccola parte, ha già avuto qualche ruolo minore e che però oggi dice, beh, voglio fare un passo avanti. Cosa possiamo dire? Ma sicuramente l'evento in sé ha un grande pregio, cioè quello di entrare in contatto, perché è vero che noi casting cerchiamo, e grazie voglio dire alla rete, parlo di internet, abbiamo modo di giungere anche a diversi canali e rintracciarli, però secondo me il conoscerci vis-à-vis, per noi casting è fondamentale vederli gli attori. Se sei un attore, se insomma vuoi partecipare, a noi fa molto piacere Open Casting Puglia, o basta presentarsi l'11 marzo alle 16 all'Anche Cinema Royal, dove accadrà qualcosa, è un happening e quindi insomma non sveliamo, ma accadrà qualcosa e avremo modo ovviamente di conoscerci, oppure basta mandare una mail, la leggo, opencastingpuglia@gmail.com, inviando due foto e un curriculum. Ci troviamo con Elisa Barucchieri, che è venuta a dare un'occhiata qui all'interno del Anche Cinema Royal per questo importante evento di casting. Sì. Innanzitutto per dare supporto, perché insomma, facendo danza è un po' differente da un casting un po' più attoriale, anche se poi tante cose sono esattamente uguali, ed è importante che ci sia proprio una commissione, che io trovo qui avvenga in questo spazio in una maniera molto molto speciale e particolare, proprio una commissione fra le arti, e perché una cosa ci guida tutti, che è la passione, che per me è la cosa più importante in assoluto, senza la quale il nostro lavoro non si può fare. Io trovo che sia giustissimo qualsiasi età, sono d'accordissimo sul sostegno ai giovani, ma non ci dobbiamo far infatuare da una cosa che poi lascia un po' il tempo che trova. Più si è grandi, più esperienza si ha. E serve la voce di tutti innanzitutto, perché ciò che noi dovremmo innanzitutto fare, il nostro ruolo, è quello di veramente emozionare, comunicare, cioè dare forse un nostro punto di vista, ma perché poi diventi universale, cioè un intimo che muova tutti in qualsiasi maniera, ma che ci muova. Quando ho fatto l'audizione per Caroline Carlson, eravamo più di 1700 curriculum. Io sono stata presa, avendo perso anni di vita in quell'audizione, che era giorno dopo giorno, e poi dopo, danzando per lei, facendole da assistente, da traduttrice, mi è capitato anni dopo di tradurre per lei a una domanda simile fatta, e lei ha detto una cosa, ha detto prima era, forse per la danza, no, che c'è un aspetto tecnico molto importante, magari prima era più facile perché il livello tecnico era più basso, ora il livello tecnico si è innalzato moltissimo, ma la cosa più importante è la luce negli occhi. Io scelgo le persone dalla luce negli occhi. Se non c'è fame, se non c'è verità, trasparenza, cultura, no? Curiosità, allora non serviamo agli altri, no? Allora è proprio la luce negli occhi, capire la nostra luce qual è e portare fuori quella. La tecnica poi è lo strumento che ci permette di andare avanti, ma per l'attore è assolutamente uguale, sta lì col corpo, sta lì con la voce, sta lì con le espressioni, serve questo, ma se non c'è una luce che guida, niente. Perciò io direi questo, luce. Rientriamo in studio e avete visto nelle immagini tratte tutte anche il Cinema Royal, avete visto anche la persona che ha organizzato tutti questi eventi, che è Andrea Costantino, regista e anche esercente cinematografico a questo punto. E il prossimo evento organizzato è una rassegna di comici. E avremo ora una nuova intervista che abbiamo registrato proprio qualche giorno fa all'interno di questa sala, e vedrete qualche battuta con Dario Maretti, che peraltro voglio ricordare è il figlio di Nico Maretti, grande comico, persona che ha sempre fatto nota per le imitazioni di Totò. Quindi vediamo questa intervista e presentazione di questa rassegna di cabaret con Dario Maretti.
ci troviamo all'interno del Teatro Royal, dove tra alcuni giorni sarà organizzata una bellissima rassegna di cabaret. Sì. Iniziamo sabato questa mini rassegna, questo ciclo di 3 appuntamenti. Lo iniziamo sabato appunto con lo spettacolo di Gene Gnocchi, che per noi insomma è anche un motivo di orgoglio, di prestigio, iniziare con uno dei padri del cabaret italiano. Seguirà la rassegna venerdì sabato prossimo con Flavio Aurelio, un'altra colonna storica di Zelig, e l'ultimo appuntamento è il 23 aprile con Paolo Migone. Questo è solo un assaggio a una stagione vera e propria che ci sarà il prossimo anno, quindi iniziamo con 3 appuntamenti quest'anno e poi l'anno successivo sicuramente partiremo anche prima, perché ora stiamo partendo tardi, quindi speriamo vada bene, ma siamo fiduciosi e insomma le vendite già si sono mosse, quindi. Sono personaggi questi che tu hai nominato che hanno esperienze di ogni genere, cioè che vanno esperienze che vanno dalla televisione al cinema fino al teatro, fino al cabaret. Ecco, quale differenza c'è per uno spettatore nell'assistere a questo spettacolo e a questi stessi personaggi passati invece su un palcoscenico di cabaret come quello che vedremo appunto con questa tua rassegna? La differenza sostanziale è che dal vivo tutto quanto è più bello, quindi nel caso specifico di Gene Gnocchi spesso siamo abituati a vederlo in TV come opinionista satirico, giovedì tra l'altro inizia un nuovo programma TV su Italia 1, per cui uno non si aspetta quello che poi fa effettivamente dal vivo, ed è addirittura lui canta, perché è accompagnato da un chitarrista e canta anche delle canzoni rock and roll, quindi diciamo che dal vivo insomma riescono a stupire molto di più che in TV. Qui alla mia sinistra ho finalmente Michele Suma, che è il, abbiamo detto appunto, professore di italiano, ma non solo. Michele organizza anche un festival importantissimo a Monopoli che si chiama Sud-Estival. Da sud-est, perché è la parte sud-est. Del sud-est barese dove ha luogo, e in cui c'è Monopoli che fa da città più popolosa. Ci vuoi parlare un po' di questo? Come no, con piacere. Perfetto. Ma ogni venerdì, adesso siamo arrivati a una popolazione insomma di spettatori di 800 unità, vengono lì, confluiscono ogni venerdì a conoscere il cinema italiano. È un'occasione di conoscenza in cui l'elemento fondamentale è l'incontro con l'autore. Per cui molto spesso è imprescindibile la presenza degli autori come invito e come selezione dei film. Sono film in concorso, tutti quelli che fanno parte di questa manifestazione è giuria, sono tutti giuria. Abbiamo una giuria di 400 studenti che occupa la fascia pomeridiana delle ore 18 e poi tutti gli spettatori delle 21 sono giuria popolare e assegnano dei premi, premi in denaro, vacanze in Puglia, fanno conoscere questo territorio che, come dire, è tutto da girare, come recita naturalmente il nostro punto di riferimento, che è la Puglia Film Commission. Scusa Michele, tu stai dicendo gli orari, però diciamo anche dove materialmente si fa, perché questo certo. È il Cinema Teatro Vittoria, che tra l'altro in questi giorni ha cambiato gestione, lo possiamo anche dire. Sì, certo, diciamo, è proprio una delle sale poi più grandi della provincia di Bari, sono 455 posti, che sono tutti fortunatamente tutti occupati. Questo a dimostrazione poi che il cinema italiano ha ancora una grande capacità narrativa, che non a caso insomma per uno che si occupa anche di narrazione a livello di letteratura ci ha sempre creduto. Secondo me il cinema italiano esprime ancora oggi grandi narratori, ma alcuni dei quali poi riescono anche a ricevere alcuni Oscar. Ricordiamo quindi anche che sarà presentato il film Slam, Tutto per una ragazza. Sì, Slam è proprio un'anteprima. Noi 17, volevo ricordare il giorno, di venerdì 17, quindi insomma. No, è una cosa che ci ha fatto molto piacere, perché noi avevamo richiesto questo film, Molaioli è uno degli autori che il cinema italiano esprime, e siamo contenti perché l'anteprima di questo film al nord è stato al Festival di Torino, al 34esimo Festival di Torino, e al sud, in Puglia, a Monopoli, nella Sala Vittoria, cioè l'avremo appunto il 17 marzo. E mi parlavi di premiazioni. E in quell'occasione, proprio perché noi poi ci concentriamo soprattutto sugli esordi del cinema italiano, non è il caso di Molaioli naturalmente, ma anche degli attori,
In quell'occasione non vi svelo chi premierà, ma ci sarà la premiazione dei due attori protagonisti, giovani protagonisti, Ludovico Tersini e non mi ricordo mai Barbara Ramella, che invece è l'altra protagonista di questo film, che è tratto da un libro famoso di Nick Hornby, che oddio, è diventato ormai un saccheggio, perché abbiamo avuto Alta Fedeltà, è uno degli autori, esatto, è uno degli autori particolarmente frequentati dal cinema. La storia nel libro, nel testo originale, è ambientata a Londra, qui invece è ambientato a Roma, ed è una, fortunatamente non è la commedia generazionale tipica, è molto più profonda, non mancano i momenti di ilarità, è un film godibilissimo che poi uscirà nelle sale e nel circuito nazionale la settimana successiva, il 23. Distribuito però ci sarà Universal Pix. Sì, e però ha come riferimento, come produzione, la Indigo Film. Indigo. In sala avremo Francesca Cima, che insomma punto di riferimento della Indigo Film, e quindi ci sarà la possibilità di vedere in Puglia, a Monopoli, nella Sala Vittoria, il film in anteprima. Bellissimo. Nel tempo poi ne abbiamo avute parecchie, noi abbiamo collezionato in 18 anni 34 di anteprime, molte prime visioni, diciamo, sì, ma è la possibilità talvolta di vedere film che non arrivano qui, che talvolta poi hanno anche delle anteprime da noi, ma non riescono a raggiungere la regione Puglia. Lo so, ma questo è uno, problemi degli scopi, di distribuzione. È uno degli scopi dei festival, e soprattutto dei festival organizzati in maniera così organica, in una piazza peraltro molto importante come Monopoli, che diciamo è una cittadina, la più importante a metà tra Bari e Brindisi, ricordiamo. Sì, Bari e Brindisi. È vero. Noi siamo ormai arrivati alla chiusura. Quindi, insomma, innanzitutto voglio ringraziare il nostro caro blogger Adriano Silvestri, che come sempre, insomma, è espertissimo. Senza di lui non sapremo dove andare. E poi salutiamo i nostri carissimi ospiti. Grazie di essere stati qui con noi. Grazie, no, grazie, grazie a Michele Suma, Antonella Rondinone, Anton Giulio Mancino e Angela Bianca Saponari. Grazie. Grazie a tutti un invito, vi aspetto anche Cinema Royal, ovviamente, a Bari. Grazie, Antonella. Ricordiamo l'appuntamento del Bifest, dal 22 al 29 di aprile. Anche in questo caso giurie popolari possono già iscriversi alla mail del festival. Speriamo ci sia un'altra possibilità di organizzare una seconda edizione dello Shortmaster sui festival cinematografici, certo, magari in collaborazione anche con le realtà locali, come già è stato quest'anno, ma se dovesse insomma continuare questa tradizione dell'Università di Bari sarebbe un grande successo. Perfetto. Bene, io ringrazio tutti e arrivederci alla prossima puntata. Grazie, arrivederci. Grazie.